Riprendiamo la nostra diretta, dunque davvero profonde e toccanti le parole del dottor Cascavilla, che tra l'altro ha anticipato anche quello che era uno dei temi che avevamo detto all'inizio, quello dell'intelligenza artificiale. Ebbene, questa mattina vogliamo parlarne con il professor Giovanni Tridente, docente presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Buongiorno Giovanni, ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Allora, vogliamo parlare di quello che è uno dei cosiddetti trend topic del 2024, dunque uno degli argomenti di maggior interesse che ci accompagneranno nel corso di questo anno appena iniziato. Abbiamo anche visto che Papa Francesco ha voluto dedicare il messaggio del 1° gennaio, la Giornata Mondiale della Pace, proprio al tema dell'intelligenza artificiale, affiancandolo a quello della pace, appunto. Dunque abbiamo da una parte le entusiasmanti opportunità che il digitale ci offre, il miglioramento del lavoro e condizioni di vita dei popoli, strumenti medici, interazioni personali, ma dall'altro abbiamo anche gravi rischi e tra questi dobbiamo citare l'uso sregolato delle armi e la sostituzione addirittura dell'uomo. Allora, Giovanni, professor Tridente, io vorrei chiederti in che modo l'intelligenza artificiale può aiutare a ricercare la pace che poi tra l'altro Papa Francesco ha detto essere uno strumento artigianale. Ecco, magari potrebbe esserci contrasto tra le due cose, ma probabilmente non è così. A te il compito di spiegarci il perché. Grazie. Diciamo che innanzitutto, se usata per il meglio, l'intelligenza artificiale sicuramente e indirettamente può risolvere buona parte delle cause che creano guerre, conflitti e che ostacolano il dialogo tra le persone. Quindi indirettamente diciamo che convertendo le necessità e queste necessità nell'uso dell'intelligenza artificiale potremmo quasi automaticamente beneficiarne e approfittarne in maniera positiva. Direi sostanzialmente tre ambiti in cui, anche citati dal Papa proprio ieri anche nel discorso al corpo diplomatico, in cui utilizzando l'intelligenza artificiale possiamo risolvere queste dinamiche. Pensiamo all'ambito della fame, che è una delle cause importanti di guerre e di conflitti. Bene, con l'uso di queste moderne tecnologie possiamo incidere in quei territori dove la sofferenza in questo settore è molto avanzata, quindi la tecnologia ci viene in aiuto per evitare che si aggravino le situazioni di carestia nei vari posti in cui questo accade. L'altro elemento è lo sfruttamento ambientale che provoca catastrofi, provoca immigrazione forzata e allo stesso tempo crea conflitto tra i popoli. Ebbene, con l'ausilio delle tecnologie possiamo evidentemente risolvere quel gap di sfruttamento ambientale trovando per esempio delle soluzioni alternative, anche le soluzioni ecologiche, con l'ausilio, ecco, di questo sviluppo. E un altro ambito che mi viene da pensare riguarda le cause di guerre legate allo sfruttamento delle persone. Paradossalmente si dice che con l'intelligenza artificiale molti dei posti di lavoro si perderanno, ma non ci dobbiamo far distrarre da questo perché nasceranno di nuove professioni. Ecco, la questione è che con l'intelligenza artificiale molti dei lavori usuranti, molti dei lavori che sfruttano le persone e che le sottopagano possono essere realizzati dalle macchine. Quindi indirettamente anche in questo caso potremmo trovare delle chiavi per risolvere i conflitti. Professor Tridente, lei è anche autore di un libro intitolato Anima Digitale, la Chiesa alla prova dell'intelligenza artificiale. Che cosa ha sviluppato in questo suo lavoro? In questo lavoro io ho fatto un'analisi a tappeto di tutti i pronunciamenti degli ultimi 50 anni da parte del Magistero e i pontefici che si sono succeduti, evidentemente Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco, e anche le analisi di alcune editoriali cattoliche e lo sviluppo e la riflessione portata avanti dalle pontificie accademie. Ed è emerso un quadro, direi interessante, una sorta di dottrina della Chiesa sull'uso delle tecnologie avanzate e dell'intelligenza artificiale.
Pensate che San Giovanni Paolo II già nell'86, 1986, 50 anni fa praticamente, chiedeva che le nuove tecnologie non debbano sostituire la centralità dell'essere umano. Ebbene, da lì in poi tutta la riflessione della Chiesa, da questo punto di vista, si è focalizzata su utilizzi, di intelligenza artificiale che siano per tutti, a vantaggio di tutti e non solo di alcuni. E questo è uno degli elementi, sui quali dobbiamo incidere fortemente, fare in modo che questi sviluppi e questa evoluzione tecnologica arrivi a tutti. Oggi paradossalmente non è così, anche se sembra un tema, come si diceva, abbastanza di cui si parla molto, no? Però ci sono ampie fette della popolazione che a cui la tecnologia dell'intelligenza artificiale non arriva affatto. Dobbiamo fare in modo che invece tutti ne possano beneficiare. Eh sì, in effetti il tema del digital divide ovviamente tiene banco anche dal punto di vista economico e politico, però mi piace concentrarmi, professor Tridente, anche su un aspetto che la Chiesa ha sottolineato. Noi già l'anno scorso abbiamo avuto modo in questo studio, in questo programma, di ascoltare la voce di Monsignor Paglia, che ha avuto un'intuizione, quella cioè di domandarsi se c'è un'etica nell'intelligenza artificiale. Ebbene, Papa Francesco ha voluto coniare un nuovo termine. L'algoretica, ecco, lo leggo testualmente, una nuova frontiera, così l'ha definita. E quello allora che ti voglio chiedere è: come facciamo a coniugare etica e digitale, macchine e codici binari, 0-1 e carne umana? Bene, la risposta semplice è che l'uomo deve restare al centro di questo processo, evidentemente. E sembra una questione ossimorica, cioè etica e digitale come due cose che non si incontrano, ma invece, nella realtà, a me piace pensare, poi in effetti è così, il digitale non esiste senza l'uomo e senza le persone, che lo utilizzano. E allo stesso tempo questo deve avvenire anche per quanto riguarda l'uso e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non possiamo considerarci estranei a questo sviluppo. Siamo noi coloro che lo renderanno migliore, ecco, dal punto di vista etico, guideranno un qualcosa che sarà utile, che sarà per il bene delle persone, che sarà per la crescita e lo sviluppo e non qualcosa che fa regredire l'esistenza umana. Quindi io sono molto fiducioso che ciò accada perché diversamente sarebbe quasi utopico non considerare che queste tecnologie devono servirci per qualcosa di buono e non per il nostro male. Ecco, diciamo che l'intelligenza artificiale ci ha davvero stupito per la sua velocità. Quali prossimi passi possiamo aspettarci dalla convivenza tra umano e digitale? E io mi sono posto una triade come obiettivo in tutto questo ambito che consiglio a chiunque, e cioè questa evoluzione così rapida ci deve portare a tre atteggiamenti di fondo. Uno è quello della conoscenza, e cioè saperne sempre di più, voler capire come funzionano queste macchine, quale impatto avranno nelle nostre vite. E questo incide evidentemente anche nell'ambito della formazione e dell'educazione, che saranno centralissimi. L'altro elemento è quello della creatività, cioè dopo aver conosciuto come queste macchine funzionano e per cosa ci possono servire, applicare tutti gli utilizzi perché ci agevoli nella nostra vita, nella nostra esistenza. Questo riguarda anche gli sviluppatori, le aziende che devono creare degli ausili utili, no? E l'ultimo elemento è quello della responsabilità. Non possiamo prescindere dal regolamentare questi sviluppi perché siano all'interno dei paletti che evitano appunto di deragliare. E allo stesso tempo anche li dobbiamo utilizzare senza barare, mi viene da dire. Quindi penso anche a tutto l'ambito dell'educazione, della formazione, all'uso che si può fare di queste macchine. E se uno studente, per esempio, le utilizza per svolgere dei compiti che gli vengono assegnati, sarebbe il caso appunto che rende presente che è stato aiutato da questi apparati, no? E anche lì c'è proprio una responsabilità elementare che poi
decade non soltanto nei massimi sistemi, ma proprio nell'individuo concreto e direi dell'ultima istanza, no? Proverei a chiudere e azzarderei un quarto elemento con il quale chiudiamo questa chiacchierata, professor Tridente. Non so se sarai d'accordo o meno, ma è non avere paura dell'intelligenza artificiale, perché tante volte ecco, queste novità spaventano in qualche maniera, forse anche in maniera infondata, non lo so. Proverei a chiedere a te se sei d'accordo o meno. Sì, io direi che una delle caratteristiche centrali di qualunque evoluzione tecnologica è quello di non spaventarsi. Pensiamo anche storicamente a quello che è accaduto. E io parlerei più che di paura, di avere sano realismo, che poi racchiude un po' anche sostanzialmente questi atteggiamenti di cui parlavo prima, no? Cioè prendere non con degli estremismi, che possono essere anche degli estremismi diciamo di entusiasmo, no? Però prendere tutto questo che ci sta accadendo con sano realismo, perché quello ci fa anche verificare con lucidità ciò che ci accade, ciò che ci è utile e ciò che ci servirà per il futuro. Grazie, grazie al professor Giovanni Tridente, docente della Pontificia Università Santa Croce a Roma, autore anche del libro che vi consigliamo, Anima Digitale, la Chiesa alla prova dell'intelligenza artificiale. Grazie per questi suoi importanti spunti di riflessione. Grazie a voi, un caro saluto. Grazie, ringraziamo ancora il professor Tridente. Noi ci dobbiamo fermare per l'ultima sosta pubblicitaria per l'ultima volta e poi ancora insieme per l'ultima parte di Just Today.